il tipo di pallavolo era quello dell'epoca, non dico sistema tecnico, perché è stato diverso anche per il formato, tipo di assinazione, non conteggio, ma per il sistema della gestione, della logistica, dell'organizzazione, che bello era, quello di, stiamo parlando, prima anni 80, fine 70, anni 80. Era una pallavolo amatoriale, cioè amatoriale per me vuol dire fatta da persone che avevano passione per fare un sport, non necessariamente non professionistica da un punto di vista sportivo, nel senso che noi ci allenavamo tanto quanto, forse in certi momenti anche di più di quello che si allenano oggi i professionisti, però amatoriale vuol dire fare lo sport con passione, non era la nostra professione, era la nostra passione. Io ho cominciato a giocare a pallavolo quando avevo 14-15 anni, quindi metà anni 70. L'ho fatto con grande entusiasmo in un ambiente che era il più serino, che aveva una matrice chiaramente universitaria, quindi c'erano dei valori che erano diversi, c'era la scuola prima di tutti, c'era l'educazione, c'era il piacere di fare attività sportiva. E poi è chiaro che l'epoca, io sono torinese, ho vissuto questa epoca con i miei amici, con i miei compagni di squadra, con persone come me, che avevano interesse a giocare, a arrivare in Serie A, a lottare per qualche obiettivo. Siamo riusciti a raggiungere, abbiamo fatto dei buoni risultati. Per dire la differenza tra noi, tra quella generazione e la generazione immediatamente dopo, che è quella dei grandi campioni, parliamo di Giorgio, di Chiesa, Bernardi, Cantagalli, Tofoli, Cantalto, Gianni, che hanno vinto molto di più, perché secondo me hanno lavorato molto meglio, la grossa differenza era nell'impostazione, nella professionalità del set. Se noi andavamo in giro per il mondo di aprirci, non che facessimo particolari cose da meno piedi, però per noi andare a giocare in Giappone era un sogno, perché i ragazzi erano davvero. Per me andare a giocare in posti oltre l'oceano era giocare il cielo con un dito, per gli altri ragazzi era una routine. Ricordo con piacere il mio primo tournée con la nazionale A, parliamo del 1979. L'Italia vince la medaglia d'argento nel 78 a Roma, nel semifinale mondiale. Io entro in quel gruppo con 20 anni e nel 79, grazie al risultato del 78, la Federazione Italiana viene invitata a fare una tournée in Brasile e a Cuba. 5 partite in Brasile, 5 partite a Cuba, giugno del 79. Io entro nei 12 e veramente tocco il cielo che mi dice. Facciamo 5 partite in Brasile, perdiamo 5-3 al volo. Noi andiamo in Brasile da vice campione del mondo, quindi aspettative alte, grandi pubblici, giochiamo in 5 categorie, come non fanno i soldi. Non perché fossimo particolarmente scarsi, ma perché noi la sera andavamo a vedersi i paesaggi di Copacabana, piuttosto che altre cose. Dal Brasile ci trasferiamo, sono stati via 35 giorni in tutto. Dal Brasile ci trasferiamo a Cuba, passaggio perché non c'erano allora rapporti diplomatici da Brasile, quindi passiamo in Perù, siamo due giorni in Perù, andiamo a visitare quello che c'era da visitare, non facciamo allenamento, arriviamo a Cuba, è un caldo pazzesco, anche lì in programma 5 partite, prima partita 2-3-0. A quel punto l'allenatore, cioè per me lo tuttora all'epoca, dice ragazzi, come dice campione del mondo, noi possiamo fare tutto questo gol, siamo allenati. Proviamo a fare un allenamento a Lavagna, in una palestra decisamente fatiscente all'aperto, un caldo pazzesco, proviamo ad allenarci, per esempio, viste le condizioni climatiche, e tutto dico, ragazzi, lasciamo perdere. Da domani andiamo al mare e abbiamo fatto una vacanza, perché il giorno lì praticamente fino alla fine della settimana, tanto è vero che andavamo a giocare la sera dopo aver fatto una giornata di mare, andati a pescare, in barca e tutto quanto, e non riuscivamo neanche quasi a mettere la maglietta, tanto eravamo rossi dal sole, bruciati, quindi i palloni
cadevano lì davanti e nessuno che si permetteva di cercare. Quindi perdiamo altre volte che è stato così, la forza di un sacco in problemi, teniamo a casa praticamente l'intera l'avvocato di Salenza per tornare alla tua domanda. Se è successo 10 anni dopo, non dico oggi, ma 10 anni dopo ci sarebbero state delle inchieste quasi a livello parlamentare, no? non dico sicuramente la federazione. E noi eravamo quel gruppo lì. Questo gruppo qualche mese dopo va in preparazione agli europei, andiamo ai giochi del Mediterraneo, anche lì, giochi del Mediterraneo, dove le squadre più forti sono naturalmente Francia, Italia, Spagna, allora c'era la Jugoslavia, nella prima ora noi non dovevamo vincere loro perché ci mancava. Beh, questo era la più alto, anche lì. Non vi racconto che era diventato giusto in Mediterraneo, ma c'è stata lì un'inchiesta con la federazione perché le mamme delle ragazze che allora avevano giocato nella nazionale femminile, che vinse peraltro la medaglia d'oro, chiesero gli allora dirigenti della federazione: ma cosa hanno fatto questi ragazzi? Sono tornati tutti i lacrimi perché avevano lasciato il cuore da qualche parte, questa era la parola. Poi peraltro i risultati sono venuti, nel senso che noi abbiamo venuto la medaglia di bronzo a Los Angeles in un modo impegnativo, però erano questi cicli molti alti e bassi, cioè una grande magari stagione, una grande estate, perché c'erano, si riusciva a mettere assieme un sacco di cose positive e magari l'anno dopo si prendeva contro la Grecia, ecco, che allora non era certo una buona cosa.